Si continua a parlare di termovalorizzatori e tra le tante voci locali che si oppongono fortemente alla realizzazione della struttura da 647 milioni di euro annunciata la scorsa settimana dal presidente della regione Nello Musumeci, anche la FIAB punta i piedi, opponendosi fortemente a questo tipo di intervento. Agela Musumeci annuncia che verrà costruito un inceneritore. Lo chiamiamo così perché questo è: brucia rifiuti. La FIAB prende una posizione chiara. La FIAB è un'associazione ambientalista che si occupa della tutela del territorio per valorizzare il territorio. Quindi per noi è assolutamente inaccettabile che, di fronte a quelli che sono i principi dell'economia circolare, del riciclo, del riuso, del riutilizzo dei materiali in genere, e con l'obiettivo di puntare a una diminuzione dei rifiuti su un territorio già offeso da anni e anni di industrializzazione, si proceda a pensare, anche solo pensare, che si possa costruire un inceneritore in questa zona. Diventa per noi una cosa assolutamente inaccettabile. Vogliamo però precisare anche un'altra cosa: questa non è una posizione ideologica, come qualcuno ha detto. Gli inceneritori sono inaccettabili a prescindere, è un dato oggettivo, non si possono accettare, e non è neanche una posizione gela sì un altro posto, gela no un altro posto sì. Assolutamente, gli inceneritori non vanno bene da nessun'altra parte. Abbiamo sentito tanti esempi, di solito si fa l'esempio dell'inceneritore di Copenaghen, ma dico Brescia, che è uno degli inceneritori più grossi d'Italia, ha grossissimi problemi di inquinamento atmosferico che derivano dall'inceneritore, sono dati ufficiali e che sono di per sé inaccettabili. Quindi rimane un dato di fatto: quello che non possiamo, come associazione, come cittadini, come amministrazione, chiediamo, accettare una scelta di questo tipo. Gela è un territorio ufficialmente riconosciuto come area ad alta crisi di incidenza ambientale, che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di deturpamento del territorio, che sta cercando di guardare al futuro e di assecondare le sue vocazioni naturali improntate alla bellezza e al turismo. Dico, al di là della totale assenza di un processo di concertazione sui territori per un'opera che è assolutamente invadente, invasiva e devastante per il territorio, il principio di fondo, ed ci è dispiaciuto sentire in giro delle questioni, c'è qualcuno che non si può barattare il territorio, c'è qualcuno che dice vediamo, è possibile e chissà quali vantaggi porterà. Nessun tipo di vantaggio. Dobbiamo andare verso una tecnologia che ci permetta di sfruttare i rifiuti al meglio. Si cerca di farlo da anni e ci siamo stancati di vedere un'amministrazione, non quella comunale, ma quella regionale, che ha totali ritardi in questo senso, oggi individuare l'area di Gela come l'hub dei rifiuti per tutta la Sicilia. Non è possibile, non possiamo pensare a una cosa del genere. Prendiamo una posizione netta, ferma e di rifiuto. Tecnologie interessantissime da utilizzare nell'ambito del sistema del riciclo dei rifiuti danno quattro volte in più i posti di lavoro che dà un inceneritore. L'inceneritore non dà posti di lavoro, l'inceneritore toglie salute alle persone. Un appello viene fatto anche ai cittadini affinché prendano una posizione, si documentino su questo tema così delicato da cui dipende il futuro e la salute della città. Questo è un sito Rete Natura 2000, è un sito che il Ministero ha voluto proteggere proprio perché ha un alto valore ambientale, è un sito di interesse nazionale perché necessita di bonifiche. Questo è un sito assolutamente particolare, è un sito che ha grossissime potenzialità e non possono essere barattate per un inceneritore che non porterà beneficio a nessuno.